E bentornati in questo nuovo episodio su Grid Legends. Nello scorso video ci siamo lasciati con la sfida contro Valentin Manzi nella sfida a eliminazione, dove siamo arrivati secondi, ma oggi abbiamo un nuovo obiettivo, ossia battere Valentin Manzi, e quindi partiamo subito. Ragazzi, finalmente che abbiamo trovato la nuova difficoltà, cioè che abbiamo provato la nuova difficoltà ed è quella perfetta. Ora mi diverto anche di più, sinceramente, nelle gare. Mi chiamo Yume Tanaka. Sono il primo pilota di Seneca da ormai 3 anni e il mio obiettivo personale è quello di diventare la prima donna a vincere il campionato. Parliamo un attimo del tuo nuovo compagno. Mm-hmm. Che cosa pensi di Marcus Ado adesso? Guarda, Ado ama investire in gente con potenziale e questo ci rende unici come team. Ma quando c'è da impegnarsi, la cosa più importante di tutte è sei abbastanza bravo per tutto questo. Ci vuole del vero talento per gareggiare in così tante discipline e eventi in una singola stagione. Le scuderie non vanno avanti a buone intenzioni e a potenziale inespresso. Dobbiamo vincere. Parigi, 26 aprile 2020. Manzi alza l'asticella. Il nostro obiettivo ovviamente è batterlo e noi ci proveremo. Ah, con... Dai, ci sta, queste auto sinceramente non è che mi piacciono proprio tantissimo, però lo dobbiamo battere. Ma lui parte dietro insieme a noi, parte, strano. Oia, ma ci sono i salti, bella. Allora, mi piace, allora mi piace, se si salta mi piace. Dai, l'abbiamo già sorpassato, quindi... Cioè adesso la... perdonatemi. La sfida adesso è arrivare primi. Ma è rimasta la difficoltà più alta, giusto? Cioè, spero sia rimasta la difficoltà più alta. Se no, non avrebbe senso. È stato troppo semplice. Ci abbiamo messo poco. Vai, have a beautiful time. Oddio, che schivata, mamma mia. Altri l'hanno preso sicuramente. L'ho visto volare. E adesso abbiamo Yume Tanaka davanti. Quindi siamo primo e secondo. Certo che se riuscissimo magari anche a superare lei e prenderci il primo posto sarebbe anche bellissimo. No. Calma, non c'è bisogno di agitarsi così, c'è bisogno. Siamo in vantaggio, quindi non sprechiamolo, non buttiamolo. Ma non frena queste auto. Sai, ho rotto tutto. No, invece no, sta tutto bene. E allora via. Sono 5 giri. Avevamo tutto il tempo allora per farlo. E va bene. Tra l'altro oggi, ragazzi, probabilmente mi staremo senza cam, quindi solo vedrete solo la macchina, solo il gameplay, probabilmente, non lo so, dipende da come si comporta la videocamera mia, perché l'altro giorno mi stava dando problemi e quindi dipende da lei. Se mi dà di nuovo problemi probabilmente non mi vedrete, altrimenti se mi state vedendo vuol dire che è andato tutto a posto. Sì, no, per il momento non mi sembra abbia problemi. No, stiamo andando bene. Wow, mamma mia. Ma non frena proprio. No, ma guarda te, ma che stupido che sono. Dai. No, basta prenderla solo con due ruote. E vattene via. Ecco. Danno
Vabbè, dai, andiamo un pochino indietro, torniamo, sì. Torniamo un pochino indietro. Non me l'aspettavo. Va bene, va bene, va bene, lasciamo stare, lasciamo stare. Io volevo far schiantare lui, però evidentemente non si può, evidentemente non si può. Era troppo difficile lì far sbattere lui e non prendere me. Ah, è quarto! Ma non gira! Ma non gira! Ma non gira sta macchina! Non gira! Si piega! Si piega! No, si è buggato! Si era buggato, si era glitchato! Si è glitchato lo sportello! Ah, ma non gira perché mi sono. Madonna, chissà che quante botte ho dato, ecco perché. Ecco. Non si può continuare così, non si può continuare così. Valentin Manzi, sei nel mio mirino, sì. Ecco. Altro che. Insomma, sta gara da che era partita per bene. Stiamo combinando un macello, stiamo combinando. Altro che. Valentin Manzi. Io vorrei farti incidentare perché almeno così corriamo ad armi pari. Però mi sa che mi sto distruggendo solo io. Cioè, sta macchina la sto distruggendo praticamente per questa gara. Non ho mai distrutto un'auto e questa sta prendendo tutti i danni che non ho dato alle altre. Frena, 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 frena! Dentro! Mamma mia! Che frenata! Ho fatto un dive bomb che se avessi preso qualcuno l'avrei mandato in ospedale, l'avrei mandato, altro che. Ultimo giro, dai, ultimo giro. Facciamocelo tranquillo. Senza sbatterci. Senza ribaltarci soprattutto. Se c'è la possibilità di superare Yume Tanaka, la superiamo. Dentro! No, 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 no. Calma, 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 calma. Però siamo ancora primi, siamo ancora primi. Ho usato il muretto come aiutante per fare la curva. Buona, 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 dai, dai. Siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì. Ci siamo, ci siamo. Siamo addirittura d'arrivo, siamo addirittura d'arrivo, ci manca poco. Ci manca poco. L'ho distrutta sta macchina, l'ho distrutta. Frena, frena, piano, 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 questa curva facciamocela piano, gentilmente. Piano, 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 e siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, beh, due flashback usati però, ma quello non fa niente, non è successo nulla. Allora, l'abbiamo battuto, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo proprio bravi, siamo proprio bravi. E ora che succede? Chi lo sa? Che cosa succederà? Chi lo sa? Vediamo. Mi chiamo Ajit Singh e sono il capo ingegnere di Seneca. Era buona? Fico. Prego, entrate. Benvenuti nel garage. Vi presento il nostro nuovo gioiellino, la Beltra Icon Mark III, con qualche potenziamento. Completamente elettrica, sospensioni attive, celle d'energia riposizionate. Guardate. La maggior parte del peso è distribuito qui sul telaio. E questa qui. Questa è una vecchia compagna dell'anno scorso, la Jupiter San Marino. Ho ottenuto questo lavoro scommettendo con Marcus che potevo rendere una vecchia Eagle Ray Mark IV più veloce di una Type 8. Ci sono riuscito in una settimana. Ora lavoro con tutto ciò che abbia un motore e una gabbia di protezione. Autotouring, muscle, a ruota scoperta. Se ha quattro ruote, lasciatela a me. La vera sfida è trovare qualcuno che sappia guidarle. Eh beh, sì, perché gran parte del lavoro alla fine la fanno gli ingegneri nella modifica delle auto. E termina in settima posizione o superiore. Poi, ovviamente, sta. Buona fortuna. Abbiamo le auto perfette per sfiancare Volz. Che sta Siamo in posizione. succedendo? Che succede? Perché stanno cambiando tutti?
No. Non ho capito. Perché non c'è nessuno avanti? Non l'ho capita, sinceramente. Non ho capito questa cosa, non l'ho capita. Però dicevo, sì, tutto il lavoro ovviamente è stato da parte degli ingegneri nel sistemare l'auto nel migliore dei modi, e poi ovviamente anche il pilota che la deve saper guidare. Mamma mia, ma ho preso il cordolo, mi stavo per girare, stavo per fare una giravolta. E poi dicevo, ovviamente, poi ci stanno anche i piloti che devono essere ovviamente bravi, devono saperla guidare, ti danno poi le indicazioni che poi gli ingegneri andranno nuovamente a modificare l'auto, quindi secondo me parte del lavoro, quello più importante, è fatto dagli ingegneri. Poi anche poi deve essere sempre, cioè bisogna darsi sempre una mano, no? dai. Ma non l'ho capita sta gara, sinceramente. Perché noi abbiamo queste auto e questi hanno queste auto qui? Secondo giro, continua a mantenere il ritmo. No. Non ho capito perché questa cosa. Queste auto diverse, questa partenza così sfalsata. Non ho capito. Poi abbiamo 4 giri, ma per fare cosa? È vero che devo arrivare settimo superiore, ma non capisco il senso di questa gara. Non ne capisco il senso di questa gara così strana. Vabbè, fatto sta che siamo undicesimi, abbiamo solo superato 3 auto, adesso 4 con Yume anche, però Classic Touring più o meno. Vabbè, queste si riferiscono alle auto che ho davanti e dietro, ma vabbè. Non ho capito, sinceramente. Devo dire la verità, non la sto capendo questa gara. Non capisco il senso di questa gara. Una gara di sorpassi? Chi ne fa di più? Possibile. Però a che pro? Non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Vabbè, dai, ci manca l'ultimo giro praticamente. E 4 auto davanti. E sono tutte qui. Quindi potremmo anche riuscire a superarle tutte per quest'ultimo giro. Che ancora deve cominciare, quindi. Vabbè. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo. Senza fratello. Perché? Così, per dare meno peso, ovviamente. Meno peso, più velocità, meno aerodinamicità, più aerodinamicità. Senza sportello, non ho capito neanche perché. Vabbè, lasciamo stare. Intanto siamo primi, dovevamo arrivare settimi o superiore, però sta gara non aveva senso. Non aveva proprio senso, non aveva. Oh, vabbè. De gustibus, cioè. Se a loro piacciono queste gare, chi sono io per dire no? Che guida perfetta che c'ho, mamma mia. Che guida perfetta che c'ho. E siamo arrivati. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta. E anche questa è finita. Ma non ho capito, veramente, non ho capito. Vabbè, lasciamo stare. Ok, va bene. Spero di non fare la figura dello scemo. Non registrare niente di stupido, ok? Come ti chiami? Tom, è un piacere conoscerti, Tom. Una tua idea, Tom? Ok, dai, iniziamo. Ciao, sono Valentin Manzi e sono un 10 volte campione del mondo. No, sto scherzando. Non ho mai vinto. Ma ci sono andato vicino.
Eh sì, sì, lui è proprio. Cioè, proprio la stessa. Lo stesso personaggio di Eric in Sex Education. Un risultato deludente per il numero 22 di Seneca. Ci hanno buttato fuori. Ho sentito che il nuovo pilota ha rotto la coda della Dumont. Sì, non ho ancora regolato bene il nuovo sistema frenante. Tu approvi tutto questo? Assumere un principiante a così poco tempo dall'inizio della stagione? Anche tu eri una principiante. Poi Ado ti ha assunta. Hai ancora una Dumont da riparare, eh? E ora sappiamo anche che ci hanno buttato fuori. Dubai, 28 giugno 2020, nasce una rivalità. Termina avanti a Valentin Manzi e noi lo faremo, ovviamente. E credo che sia stato proprio lui a buttarci fuori, quindi la rivalità deve essere proprio sentita, eh. Ah, abbiamo proprio una nemesi, perfetto. Perfetto. Mi sperona. Aia, 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 ce n'ho 20 di nemesi così, se continuo a guidare così. Dai, 4 giri non dovrebbero essere difficili, dai, da sopportare, dico. Ma non vale, ma riavvia. Riavviamo, ma non vale così. Non me lo aspetta. Piano. Ripartiamo. Non è successo nulla. Sappiamo che abbiamo come nemesi lui. E mi va bene. Però poi anche basta, anche basta, dico. Ok, cerchiamo di frenare in maniera diligente. In maniera normale, senza creare danni agli altri, senza creare danni soprattutto a noi, visto che i danni sono fisici e non sono solo visivi. Ma non mi dovete frenare così, così davanti, in faccia proprio. C'era una frenata, sì, ma non era di quelle frenate potenti. Con calma, nel senso, bastava lasciare un attimo l'acceleratore. Vabbè, ma non vale però così. Ragazzi, non è che funziona, Non funziona così. Sei a metà del gruppo al secondo giro. Oddio, quello si è ribaltato. Si era ribaltato malissimo. Abbiamo Manzi dietro. Satanato, visto come ci ha speronato all'inizio, prima di riavviare la gara. Mamma mia. Però a noi non ci interessa. A noi basta battere lui. Poi, certo, arrivare primi è sempre bello. Però il nostro obiettivo per il momento è questo. Batti Valentin Manzi, che ci ha buttato fuori. Ci ha buttato fuori. A me non va bene. Non va bene. Non scende giù questa cosa. All'esterno. Sorpasso all'esterno e poi all'interno. Mamma mia, che sorpasso. Attenzione, pilota numero 22 fa magie con questa macchina. Dai, gli ultimi due giri, dai. Qualcun altro riusciamo a superarlo sicuro. Tanto sono tutti qui. Sono bella. Che guida perfetta. Se qualcun altro si vuole schiantare, per me non c'è problema, eh. Io vedo lì che stanno, se la stanno battagliando duramente, eh. Ultimo giro. Dentro, la tiene. Dai. Dai che lo prendiamo. Bravo. La tiene. Senza neanche sbattere fuori gli avversari in maniera. Yume Tanaka, l'abbiamo raggiunta. Dai, che l'abbiamo presa. C'è qualcuno che sta fumando lì davanti. Attenzione. Ma era qualcuno degli ultimi, perché siamo rimasti quarti.
E finisce così. Finisce così. Siamo stati bravi, eh? Siamo stati bravi. Devo dire che comunque sta aumentando la difficoltà nelle gare, piano piano, eh? Siamo comunque a difficoltà difficile, quindi è bella, bella challenging, dai. Comunque, ragazzi, ci fermiamo qui. Ci abbiamo fatto delle tre belle gare, soprattutto la prima con quelle auto un po' birichine, no? Ci siamo scontrati parecchie volte. Poi, per fortuna, avevamo il flashback e l'abbiamo salutato solo due volte alla fine. Quindi, direi che va bene. Ragazzi, quindi io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui su Grid Legends. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao, ragazzi.